Passiamo alla terza scenetta di questa sera, una scenetta molto popolare anche perché vede come protagonista Wanda Pasquini. E torniamo nella macelleria di lusso, tutta marmi pregiati e ganci cromati, vero dico io. Wanda Pasquini e la signora Alvara, le clienti che non mancano mai sono Nella Barbieri, che non c'è bisogno di dirlo, è un'altra notissima attrice fiorentina, e Bibi Faller, protagonista di sempre del Grillo Canterino. La signora Alvara, partiamo con la sigla. Ma è che la dice a me forse? Sì, ecco, no, io vorrei sapere perché la butta via Quattrini per comprare la carne, con tutta quella ciccia che la c'ha addosso. Oh, no, lo vede, è un ammasso di ciccia. E lei, Dossi, la sembra l'etichetta che c'è sulle boccettine di veleno. Per piacere. Per questo il suo marito gli è sempre in giro, a naso ritto in cerca di un po' di ciccia buona, va? Signora. E sarebbe la sua, la ciccia buona? Di certo, lei dove la ce l'ha, la ciccia? Insomma, ora basta, vero, dico io. Perché tanto la ciccia buona ce l'ho soltanto io. Lombi, girelli, costate. Care. Ma buone. Le essi spezzatine e macinate come le mie le non si trovano in nessun altro negozio di Grobo. Perciò Carma è un vaccalappiate come Dusciane. E dove credete d'essere? Ma che siete abituati a frequentare i cinemini rionali? In dove tutti fumano come turchi? Tirano per aria le cicche accese, fistiano, gli offendono le mamme, attaccano i ciringumme a capelli di quelli davanti. Qui siamo in un negozio di super lusso, vero, dico io, in dove che ci alberga, e dezian Dio, c'è sempre albergato il senso civico e la buona creazione. Di mondo. La lapò di forte, sora Adele.